stiamo per entrare allo stadio, ancora non c'è tanta fila, siamo arrivati abbastanza in anticipo, ci apprestiamo poi a utilizzare questa Edswitz anche all'interno, vi farò vedere dei timelapse, delle riprese in diverse modalità, adesso però andiamoci a vedere la partita del Frosinone. Allora, abbiamo fatto una corsa con il fiatone, sto registrando il Bull HD a 1080-50 frame, non c'è la stabilizzazione, è una stabilizzazione software, non ottica, e questo è il risultato mentre cammino senza stabilizzazione in Full HD. Questa invece è una registrazione 4K a 12,5 frame per secondo. Intanto proviamo il microfono che può essere regolato per intensità sia sul volume dell'altoparlante, che si può anche riascoltare un'anteprima, e il microfono devo dire che a primo impatto, da quello che ho sentito, è davvero molto sensibile ed efficace. Noi continuiamo con il secondo tempo. E sì, eccola qui, la S5 della Edswitz. La confezione è anche simpatica, però per aprirla va praticamente distrutta, cosa che mi è successa in questa occasione. All'interno abbiamo questa basetta che semplicemente può essere utilizzata, come nel mio caso, per riporla quando non utilizzata. Vediamo velocemente all'interno gli accessori in dotazione, che sono non tantissimi. C'è anche la possibilità di un adattatore per andarla a collegare su un drone, che purtroppo io non ho, meglio ho distrutto, degli adesivi per installarla della 3M, altri accessori, qui un cavo USB, micro USB per ricaricare la batteria, un manuale di istruzioni molto nutrito, ancora altri accessori snodabili, un case che ci permette di renderla impermeabile fino a 30 metri. Simpatica l'apertura, perché in altre action cam che ho recensito spesso si andava a rompere, proprio c'era una tipologia diversa, invece pur qui, essendo in plastica, un'ottima chiusura, insomma anti danno, anti rottura, si può aprire e inserire all'interno. Qui lo sportellino di ricambio per essere utilizzata anche con il touch, quindi va intercambiato e possiamo utilizzarla anche con il touch perché ha un display capacitivo. Qui alcuni altri accessori, cerco di farveli vedere, io ho utilizzato semplicemente questo con il case che va inserito in questo modo. Se ci riesco, no, lo sto mettendo al contrario. Comunque questo è comodo per portarsela, per avere un minimo di protezione, portarsela dietro con attaccato selfie. Ho utilizzato questo qui per andare a collegarla qui sopra. Parliamo adesso di lato dei materiali, completamente in plastica simil alluminio, veramente ben costruita, solida, non ha scricchioli e ha diverse funzioni integrate, soprattutto da anti-led che potete comunque disattivare. Qui c'è anche il copri obiettivo, avevo dimenticato, in dotazione. E andiamo a vedere adesso le funzioni della videocamera, o meglio la parte hardware. Sulla parte superiore abbiamo un altoparlante per ascoltare anche le nostre anteprime, il tasto di ok per far partire
i nostri video, scattare delle foto, e qui c'è un altro LED di stato. Al lato invece abbiamo il tasto di accensione, oppure entrare in un doppio menu, perché c'è sia il tasto fisico sia la parte touch, un menu più veloce. Sulla parte posteriore abbiamo un altro LED ancora e un ingresso molto comodo per inserirla sul cavalletto. Qui all'interno c'è una batteria, se non ricordo male, da 1200 mAh, poi molto dipende la durata, da 1160 mAh. Vediamo se riesce a mettere a fuoco la videocamera. Ok, ci siamo riusciti, che permette di avere un'autonomia all'incirca di un'ora. Calcolate che io ho sempre quasi registrato i miei video in full HD a 60 frame. Un altro LED di stato, e qui abbiamo l'ingresso per andare a espandere la memoria fino a 128 giga. Io ho utilizzato una 32 giga di classe A, la micro USB per ricaricare, una micro HDMI per collegare via filo a una TV, quindi micro HDMI. Adesso andiamo a accendere il display, l'action cam. Prende diverse impronte il display, non è assolutamente oleofobico, e andiamo ad accendere la videocamera. E dei LED sono numerosi, si possono disattivare anche per un risparmio energetico. Qui abbiamo la modalità predefinita, che può essere diciamo impostata in modalità video a 1080p 60 frame, che poi è la parte che ho utilizzato maggiormente. I video in modalità, vi faccio vedere subito il menu. C'è una modalità per la registrazione video, questa è la, andiamo nella modalità video. Se nella modalità video abbiamo due standard NTSC e una modalità PAL, si differenziano perché le risoluzioni di registrazione dei video cambiano radicalmente. Ad esempio il 1080p non può essere impostato in Super VN, anche se c'è quell'effetto fisheye, avete visto nella intro, la registrazione soprattutto in 4K in Super VN ha un particolare stondamento ai lati dell'immagine, e soprattutto non possiamo andare a impostare i fotogrammi a 60 frame, massimo a 50 frame. C'è la modalità moviola, registrazione ovviamente video, luce bassa, qui c'è la stabilizzazione a 60 frame, mentre nella modalità PAL non c'è possibilità di andare a stabilizzare l'immagine a 50 frame, ma solo in 1080p a 30 frame. Qui c'è la durata, vabbè, massima della clip, esposizione centrale, ripetizione. Qui ci sono anche delle modalità professionali che ci permettono di andare a bilanciare il bianco, che sono molto simili, sono praticamente le stesse della parte della videocamera. Qui la parte per i scatti consecutivi, possiamo decidere anche all'interno, ve lo faccio vedere, 15 fotogrammi al secondo oppure 5 fotogrammi, possiamo andarli a settare fino a un massimo di 15 foto ogni 3 secondi. Il touch, parlando proprio di touch, è abbastanza reattivo, non precisissimo, molto meglio utilizzare la diciamo l'applicazione dedicata, che tra poco vi farò vedere. Qui abbiamo invece un primo setup che ci permette di andare a decidere come registrare, se su e giù, se la mettiamo capovolta oppure andare direttamente in automatico, e sarà il sensore interno che andrà a ruotare l'immagine in base a come installiamo la nostra action cam. Qui c'è la cattura veloce, praticamente è quella che ci permette di accendere e andare subito in modalità di registrazione. Qui i LED, possiamo decidere o se mantenere quello wifi oppure se disattivarli tutti, il cicalino, lo sfarfallio.
qui l'auto off, il microfono che può essere regolato anche in sensibilità, e devo dire, e questo è un punto veramente positivo, registra davvero molto molto bene. Così come la parte dello speaker può essere settata fino al 100% in base al volume. Il blocco schermo dopo 10 secondi, alziamolo un po' perché sennò si fa bloccare continuamente. E queste sono le funzioni che poi possiamo vedere sempre a schermo. Facendo uno swipe da sinistra verso destra si entrerebbe subito nella parte playback, insomma in tutte le modalità, in tutti i video e foto che abbiamo registrato. Per attivare il wifi e utilizzare l'applicazione dobbiamo tenere premuto il tasto delle impostazioni. Vedete a schermo ci sarà questo beep che ci permetterà poi di entrare nell'applicazione. Ricordarsi di andare a collegare il wifi della AdSwitch. La password può essere cambiata di default da 1 a 0, quindi 10 numeri. In questo caso è connessa. Vado ad aprire l'applicazione dedicata a AdSwitch Sport, che si può scaricare dal market Android. Vediamo se riesco ad individuarla. Eccola qui, e è nettamente più comoda utilizzare questa applicazione perché è completissima, ci dà le stesse funzioni, però le vediamo in un unico menu, e questo permette veramente di andarla a settare in maniera precisa, molto più comoda, a parte la leggibilità proprio che ci dà il dispositivo, che ci dà il nostro smartphone, anche di per quanto riguarda il touch. Vedete, c'è veramente il settaggio di tutte le funzioni direttamente in questo menu unico. Per quanto riguarda l'immagine, 60 frame, non c'è grande latenza, devo dire che va abbastanza bene. Abbiamo un'anteprima sempre visibile a schermo. Qui possiamo andare a riprendere, se avessi avuto la scheda SD interna, micro SD interna, tramite questo tasto potevo andarmi a rivedere un'anteprima dei file che avevo registrato all'interno, scaricarli per una modalità di condivisione oppure scaricarli al massimo della risoluzione nativa. Qui c'è la modalità per, vedete, per cambiare direttamente con uno swipe, andare quindi nella modalità che preferiamo. Ho trovato davvero comoda questa soluzione. Schiacciando questo tasto la camera va in una sorta di stand by, ma rimane accesa e è pronta subito all'utilizzo. Riavviandola si è riaccesa di andare a funzionare. Un'applicazione veramente veramente ben fatta. Si può chiaramente anche in modalità veloce in base alla funzione che abbiamo inserito, per esempio in questo caso time lapse, e si possono andare a settare proprio in maniera precisa per ogni funzionalità quello che vogliamo fare in questa modalità time lapse, che parte da 0,5 secondi e arriva fino a un massimo di 5 secondi, e così come la parte per quanto riguarda professionale, esposizione e così via. Per parlare a livello di immagine, qui possiamo aggiornare, non mi è arrivato praticamente nessun aggiornamento per quanto riguarda il firmware. Parlando invece di lato delle funzioni, mi è piaciuta per quanto riguarda la parte delle registrazioni in full HD a 60 frame, una stabilizzazione sì che è vero va a croppare l'immagine, però avendo un angolo ampio di 158 gradi diciamo che si perde poco. La stabilizzazione è veramente buona. L'unica cosa che potrebbe far storcere il naso, ma questa va a questione di gusti, è la qualità della registrazione nei colori, nella saturazione dei colori. Ci sono due modalità che possono essere impostate: o quella di default di acquisizione con colori proprio dati dalla casa costruttrice AdSwitch,
oppure di andare a selezionare una modalità più normale, più spenta. Io devo dire che a me piacciono i colori particolarmente sparati, un po' alla Super AMOLED, e quindi ho lasciato di default la registrazione. Le registrazioni che vedrete in questo video sono state fatte tutte con proprio la modalità colore della Edgewitz, però volendo si può ovviare a questo problema. La parte del microfono, come dicevo, dei doppi microfoni è veramente buona. Si riesce, soprattutto quando andiamo sulla parte frontale, ad avere un ottimo audio, ma in ogni condizione, anche all'interno dello stadio, insomma, c'era particolare confusione, riusciva a percepire qualsiasi tipologia di suono. L'altoparlante superiore non è potentissimo, però riesce comunque a darci una prima anteprima, a farci ascoltare una prima anteprima di quello che abbiamo registrato. Il prezzo di questa Edgewitz si aggira intorno ai 140 euro su eBay, su Amazon 150, insomma siamo lì. Come prezzo è uno step inferiore della S5 Plus, che ha ovviamente più impostazioni, ha un obiettivo migliore, più risoluzione, insomma il 4K è 30 frame, il 4K di questa S5 arriva al massimo di 12,5 frame per secondo e insomma si notano tutti, diciamo che non la si prende per 4K, ma la si prende per avere una action cam che registra bene, secondo il mio punto di vista, a 1080p. Ha veramente un'ottima applicazione, veloce, intuitiva, molto funzionale, e insomma alla fine ritengo che sia comunque una action cam che ha uno step superiore. Forse potremmo discutere sul prezzo, si potrebbe aggirare a 120-110 euro, vista la non grande differenza dai 150 ai 220 della S5 Plus. Però per la mia esperienza sicuramente non ritengo di bocciarla totalmente, anche perché mi ha dato buone soddisfazioni. Anche l'autonomia, tutto sommato, si attesta in un'ora, insomma più o meno con altre action cam simili. Io con questo spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito, DJ Mr. Quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione.